giornale, anche con chiacchierate fatte con Flora, con Enzo, Enzo e con Vincenzo, quando ci siamo visti a Roma più volte, e l'idea di, anzi, organizzare in questa città, che ha bisogno di risposte concrete, non si può più scherzare, sì, è vero, noi siamo orgogliosi, anch'io da, io sono laziale, però sono stato veramente felice che il Crotone sia andato in Serie A, e mi auguro che in Serie A ci vada questa città, che ha bisogno di andare in Serie A. Che ami, perché ama questa città, perché io quando vedo questi amici che vengono a parlare di Roma, che vengono a parlargli di problemi che riguardano loro o le loro famiglie, no, mi vengono a parlare dei problemi di Crotone, e questo fa onore alle persone che mi stanno accanto. Quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi di loro, e io voglio in questo momento salutare anche tutti i candidati delle liste, non solo della lista dell'UDC, dei Popolari, ma di tutte le liste che si mettono in campo, perché evidentemente hanno a cuore le sorti di questa città, città bellissima, guardate qua, guardate là, cioè, di una bellezza unica, e non possiamo lasciarla abbandonata a se stessa così come è stato fatto negli ultimi anni, no? Perché molte cose sono venute meglio in questa città, e quindi è il momento di dare risposte, è il momento anche della solidarietà tra chi ha delle responsabilità. Allora qui c'è Flora che rappresenta questa città, questa regione importante. Quindi averla accanto è importantissimo, però in Bazzino avere un riferimento alla regione è estremamente importante se vuole portare a casa e realizzare il programma che è contenuto in questo importante, veramente muscolo molto serio che avete fatto, affrontando le varie questioni che questa città deve risolvere, come diceva pure Angela, partendo dalle piccole cose, partendo anche dal cambio della lampadina, dalla funzionalità della città, cioè, no? Quindi, hai bisogno del consigliere regionale, hai bisogno del segretario nazionale di un partito nazionale, che magari ti chiama il ministro quando avrai bisogno di risolvere un problema, e lo risolveremo, hai bisogno di un parlamentare. Perché, diciamocelo chiaramente, ormai la politica è fatta prevalentemente di comunicazione. Guardate quello che accade a livello nazionale, no? Vedere chi oggi fa i leader dei principali movimenti presenti, politici presenti nel nostro paese. A destra i Salvini, io con tutti rispetto per Salvini, c'è la collega in Europa, dice una marea di stupidaggini, di, non vorrei dire altro, no? Di stronzate, dire no, che mi faccio, che mi vergogno di essere italiano, che è il leader della destra italiana in questo momento, che rappresenta un partito che ha il 15%, che magari insieme alla Meloni arriverà anche al 20-22% a Roma e in Italia. Poi abbiamo Grillo che rappresenta la politica, anche purtroppo viviamo un momento di grande difficoltà nel paese, c'è una situazione in cui la gente vede di malocchio la politica, non vede bene la politica, e a quel punto votano per Grillo, che però poi non trasforma questo disagio in progetti. Io li ho visti in Parlamento, ce li avevo accanto, ce li avevo proprio con certe classi, no, solo protesta, protesta, protesta fino a nulla, cioè non è finalizzata alla realizzazione di qualcosa di concreto. Così pure ce li ho in Europa, cioè grandi discorsi ma niente di concreto. E poi l'altra parte politica, il Partito Democratico, che è tutto sfasciato, anche qua è tutto sfasciato, disastro generalizzato, con Renzi che lo capeggia, che però anche lui fa uso anche di molta demagogia, lo dice uno che lo sostiene, anche con convinzione, perché se non avessimo definito a un certo momento Renzi, in questo paese andava in mano ai grillini, no, pensate un po' che disastro abbiamo avuto, quindi. Però fanno tutti uso di comunicazione come strumento della politica, e no, noi siamo abituati a un'altra cosa, noi siamo abituati alla politica one to one, cioè alla politica del rapporto con la gente, alla politica dell'incontro, alla politica del dialogo, cercare di capire, di comprendere quali sono i problemi, e alla politica della concretezza, cioè del fare, di dare. Ormai non è più un momento, quando in una città che ha il 25% di disoccupati e forse quelli giovani sarà ancora più alta, del 40% dei giovani disoccupati, ma che vogliamo fare? Se non impegnarci tutti, una squadra, il sindaco, il consigliere, l'assessore, mi piacerebbe che facessi l'assessore, un lapsus, però insomma, se ti facessero l'assessore farebbero solo il loro bene, conoscendo un po' la squadra dei consiglieri regionali, anche dei consiglieri, questi qua che hanno vinto, non è che siano così proprio, se ti facessero l'assessore non sarebbe male per diciamo, loro, per tutta la regione, diciamo che l'assessore è in automatico anche lei, quindi no? Voglio dire, cioè, lei che sta lì, io che sto a Roma, cioè, bisogna anche per risolvere tutti questi problemi che hai. Io sono qui oggi prevalentemente per questo, perché siccome sono uno concreto, non mi piacciono le chiacchiere, non mi piacciono,
Allora, io sono qui per dire, io non starò qui oggi, starò accanto a te dal 6, quando verrò in comune a festeggiare la tua elezione al sindaco. All'altezza e che hanno a cuore la risoluzione dei problemi della gente. Avete problemi di mobilità enorme voi, cioè quando ogni volta che vengo qua è un disastro, lo dico, ma da anni, cioè la 106 qua non si fa, poi alla fine noi spingiamo pure, ho avuto un colloquio con Delia qualche mese fa, ho detto, ma scusa, ma che stai a fare? Cioè, questi pochi milioni a spendere, ti dovete spendere. Cioè, è inutile venire qua a firmare parti, qua è il momento di defare, cioè è inutile che. No, c'è cioè, il problema dell'aeroporto. Che se non viene pure la Ryanair e qualcun altro, se non ci diamo, non ci diamo da fare, rischiate di essere isolati, cioè il problema della ferrovia non lo so, è tutto un disastro, ma cioè, allora c'è un problema di mobilità in questa città che va affrontato, e se non lo si può affrontare, solo il povero sindaco lo potrà affrontare, non lo affronterai con la solidarietà di tutti noi che siamo qui, e noi siamo qui per questo oggi, proprio per dire a, non tanto a te, quanto alle persone, ai cittadini di questa città, a chi vive in questa città, che noi siamo qui non oggi, ma saremo qui dal 6, quando dovremo affrontare tutte le questioni che avete ben descritto in questo opuscolo che avete pubblicato e che è fatto veramente di fatti concreti, che parla di tutto, parla di mobilità, parla di scuole, di sistemazione delle scuole, parla di sociale, parla di, anche di problemi che stanno a cuore a noi. E qui vengo al secondo aspetto interessante di questa cosa, che è un esperimento anche nazionale. E ho scherzato quando sono entrato, c'erano lì in televisione, ho scherzato con te, se non mi ci siamo rovinati, io sono rovinato, cioè anche qui bisogna rimettere in piedi in questo paese, proprio per le questioni che vi dicevo prima, anche un'area di buonsenso contro la demagogia che è imperversa da 20 anni e che ha ridotto il paese in questa situazione. L'area di buonsenso è l'area che rimette al centro della politica anche la difesa dei valori, che sono importanti per noi, che sono anche dietro quello scudo crociato. Difendere la famiglia per noi è importante, ho visto che nel programma aveva messo tutta una serie di cose a sostegno della famiglia, quando parlate di asili, di scuole, di servizi ai cittadini. Che significa sostenere la famiglia, che era stato l'unico vero ammortizzatore sociale di questo paese? Se non ci fosse la famiglia, altro che disagio sociale diremo, avremo la gente in piazza tutti i giorni, ma se non ci fosse il sistema della famiglia oggi a sostenere uno che esce dal mondo del lavoro con il fratello, la mamma, il nonno, cioè è tutto così, no, che si sta reggendo il paese. Grazie. Allora, aver messo in questo programma sostegno alla famiglia penso che sia stato anche un elemento importante. Dicevo che difendere valori, mettere insieme l'area di buonsenso, quindi difendere valori, riportare la politica alla concretezza, sia anche questo uno degli obiettivi che si stanno sperimentando in questa città, con un candidato autorevole, un candidato che è uno di noi, mi dicono che sei un po' come me, qualcuno che vedendo, se io parlo con la gente, che siamo in strada, ti vuole la gente, insomma, ti vogliono bene, perché sei una disposizione, ci vuole questa gente qua, cioè, ci vuole persone come te, Ugo, che sei a disposizione, che incontri le persone, le ascolti e che dai risposte concrete il giorno dopo con l'aiuto dei consiglieri comunali che ti affiancheranno, con gli assessori, con la giunta, con le persone che ti hanno anche accompagnato in questa campagna elettorale. Insomma, mi fermo qua perché non la voglio far lunga, insomma, perché veramente quando andrò in campagna elettorale, se ci sarà bisogno sarò qua, se ci sarà bisogno manderemo anche qualche altro amico, se ha bisogno di sostegni ancora più forti del mio. Cioè, io sono venuto anche qua per dire veramente ai cittadini di Crotone che non sei solo in questa campagna elettorale, che come vedo Flora veramente ti sta accompagnando, tutti gli amici qua, gli amici anche del partito che fanno riferimento a quello, delle persone che la pensano, che sono dietro con lo scudo crociato, ti stanno affiancando, amici personali, anche vedo Antonio qua, Antonio lo vedo spesso a Roma, intanto ci facciamo le chiacchierate, quindi mi riferisce di Crotone sempre, oltre che Enzo e lei. No, beh, allora, cioè io sono qua proprio per dire ai cittadini crotonesi che noi saremo qua da dopo, non oggi, che oggi è facile dire quel dire. Siamo orgogliosi che si sia scelta una persona all'altezza di questa città come candidato sindaco, siamo orgogliosi che ci siano tanti crotonesi che si stanno mettendo in gioco, mettendoci la propria faccia, cuore, faccia, determinazione per vincere questa campagna elettorale contro il sistema dei partiti che ha portato questa città allo sfascio, diciamocelo veramente, contro è arrivato anche al candidato, uno stato confusionale, non rendendosi conto che
prima di tutto dovrebbero venire gli interessi della città, il bene comune della città, le persone che vivono in questa città, più che gli interessi di partito e le liti tra segretario, vice segretario, sottosegretario, tutto quello che volete, insomma, no? Ecco, questo è quello che ha contraddistinto il crearsi di questa coalizione, con a capo Floyd, che è stata molto da fare perché è venuto a parlarmi due volte a Roma, c'erano un po' in progetto, cioè io l'ho incoraggiata anche a fare questo, sono contento di vedere anche Angela nella squadra, che è un'amica personale, lei è tutta la famiglia familiare perché è romano, no, ci conosciamo da anni, insomma, come lei, con tutti. Allora, mettiamocela tutta, io chiedo veramente a ognuno di noi mettercela tutta, perché non è in gioco Ugo che faccia, se è in gioco l'interesse della città, cioè diamo una mano a questa città veramente che ha bisogno di essere, che rispetto ad altre città no, ha bisogno di più di un sostegno, e lo dobbiamo davvero a tutti i cittadini crotonesi questo. Allora impegniamoci seriamente rimettendo al centro della politica la persona, che è una cosa semplicissima. Quando dico persona mi riferisco al letto di dati, al 25% disoccupati, a chi sta in situazione di disagio sociale, perché cresce sempre di più la fascia di povertà, non ce ne rendiamo conto, ma basta parlare con la Caritas o con chi avete qua che fa assistenza sociale per rendersi conto che aumenta sempre di più la fascia di povertà, e noi che siamo una coalizione di buonsenso, che dobbiamo fare risposte soprattutto alle persone, dobbiamo rimettere al centro della nostra attività politica la persona, che significa tutto, cioè essere più concreti possibile nelle risposte da dare. È inutile che ti dico, io sto a disposizione, come te l'ho detto, sui fondi europei, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo restituito miliardi di euro all'Europa, perché anche questa regione non è stata incapace di spenderli. Quando abbiamo gli spagnoli, i rumeni, addirittura i rumeni, gli ungheresi, che sono agguerriti, e poi le risorse che non utilizziamo se li prendono loro. Allora io che faccio il parlamentare europeo anche grazie a voi, che devo fare se non mettermi a disposizione con lo staff mio, venire qua il giorno dopo, vedere quali sono i progetti da affrontare sul porto, sull'aeroporto, sulle cose, tutte le risorse, non solo quelle che vengono date attraverso le regioni, ma anche con fondi diretti che possono essere utilizzati, cioè utilizzare tutte le risorse per dare una mano. Questo è quello che dobbiamo fare, questo che ci deve legare, non le chiacchiere, non le stupidaggini che non... Allora, sono venuto per questo, il giorno dopo abbiamo qui a Crotone uno sportello Europa, mettiamo un ragazzo, una ragazza che conviene una volta al mese, lo staff è mio qua, spiega a tutti, ai giovani di Crotone, agli imprenditori di Crotone, no? E come fare per andare a prendersi le risorse che l'Europa dà, perché sì, l'Europa vive un momento di grande difficoltà legata a fenomeni epocali, fermiamo l'immigrazione, 70 milioni di nel mondo ci stanno, 70 milioni di persone che si muovono, noi fermiamo con le parole di immigrazione, no, se non dobbiamo mettere delle regole ferre, ma è inutile che stiamo a fronteggiare problemi con delle cose, solo con degli slogan, no? Siamo anche persone responsabili, persone che pensano che l'Europa debba essere solidale rispetto a delle tragedie che stanno avvenendo al mondo, con delle regole ben ferme, perché chi arriva nel nostro paese deve rispettare le nostre regole, deve integrarsi, deve fare tutto quello che deve fare. Benissimo, però insomma, cerchiamo, per concludere, se no vado lungo e non voglio andare lungo, poi annoio pure voi, cioè cerchiamo veramente, io vi sto facendo una proposta concreta, chiamo tutto il sindaco, perché farei il sindaco di questa città, ne sono sicuro, e buongiorno si vede anche nel pomeriggio, alle 6 di lunedì, che non è facile far venire, cioè non è facile averci un uditore molto attento, perché poi noi siamo abituati a... sappiamo quando la gente viene per finta, quando vengono davvero convinti, vedo veramente che la gente sta, gli amici presenti, le amiche di amici giovani, vedo tanti, veramente tanti compiti, mi piace, poi noi siamo fortunati a star qui, cioè vedere sempre, cioè vedere tante facce davanti è bello, cioè parlare a tanta gente è bello, e è un privilegio insomma, che abbiamo, però ecco, penso che noi dobbiamo a loro dare delle risposte più concrete a loro, facciamo lo sportello Europa a Crotone, così dalle parole passiamo ai fatti, dalle chiacchiere come hanno fatto prima loro. Questo... Non facciamo un favore a Ugo, perché deve fare un gran, lavoro dal 6 in poi, le vede rimboccarsi con tutta la squadra di amici qua accanto. Io penso che noi faremo con la sua elezione, con la vittoria di questa coalizione che avete chiamato la prossima Crotone, deve essere la prossima Crotone deve essere proprio una svolta contro anche quello che è accaduto fino ad ora. Ecco, che Ugo
insomma, abbia il conforto di tutti voi, quindi l'invito che vi faccio ora, fuori Crotone, mettiamoci tutti a lavorare, perché poi siamo abituati alla politica appunto di casa a casa, noi, così almeno io faccio, sempre fatto, no? Lo faccio anche nella mia campagna elettorale, solo perché vado proprio comune per comune a prendere il voto, cioè faccio così, perché sono abituato la ragazza a fare così. Ecco, facciamo tutti così, se ognuno di voi, e siamo tanti questa sera, facciamo questo lavoro, tu sei, sarai sindaco, io questa di nuovo nel cara del comune ve l'ho trovati, con la fascia tricolore. Bene, grazie. Vorrei ringraziare l'onorevole Cesare che è stato oggi qui con noi, ho preso nota di questo impegno, quindi dal 6 giugno avremo lo sportello Europa anche nella città di Crotone. E un ultimo saluto e un ringraziamento va fatto al caro amico Franco Dallarin, che anche lui con noi rappresenta la memoria storica. Grazie a te, Franco.